Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di... Sei arrendo. Charleston, oggi vi spiego tutti i suoni che può avere questo piatto qui. Allora, perché voglio parlarvi del Charleston oggi? Voglio farvi capire un attimino quanta roba c'è in un piatto solo. Molto spesso il Charleston è un po', tra virgolette, sottovalutato, perché non tutti lo sanno, ma in realtà la cosa veramente importantissima, forse una delle parti più importanti della batteria, soprattutto in alcuni generi, è proprio il Charleston. E molto spesso caratterizza il pezzo. Senza il Charleston tante volte una canzone non funziona. Quindi oggi voglio farvi capire un sacco di suoni che possiamo avere col Charleston. Allora, oggi che cosa uso? Questo bellissimo Charleston della Zildjian, che è un capo Light da 15. Questo Charleston qua l'avete già visto in realtà in un altro video che vi linko, non mi ricordo mai da che parte è. È un piatto da 15, quindi abbastanza pastoso e abbastanza potente, però in realtà quello che vi dirò oggi va bene su qualsiasi Charleston. Prima cosa, perché ho staccato questa parte, cioè la clempina qua per attaccare il Charleston? Perché il suono lo decidiamo già quando lo montiamo, quando andiamo ad avvitare questa vite. Perché non ci pensiamo mai, ma in base a come avvitiamo questa vite, se noi l'avvitiamo tantissimo il Charleston muoverà molto meno. Aspettate, facciamo così, allora, sì. No, vabbè, peggio qua. Non mi vedete, ma forse è meglio così. Se vado a tirare tantissimo la vite sotto, se io vado a tirarla al massimo, quando poi andrò a mettere la vite nel Charleston, il Charleston, anche aprendolo tantissimo, non muoverà di un filo. Vedete che il piatto rimane sempre perfettamente dritto. Invece, se io mollo la vite, il piatto muoverà molto di più, e meno io stringo questa vite, se io la stringo pochissimo, così forse un po' troppo, muoverà un sacco. Se volete un suono molto secco, allora potete tirarlo. Se invece volete un suono un po' meno secco e più pastoso, diciamo, come piace a me, tirate la vite sotto un pochettino di più, in modo tale che il Charleston possa ondeggiare più facilmente. Poi comunque in generale, per quanto riguarda il suono del Charleston, cos'è che fa il suono del Charleston? Le cose sono due. Per prima cosa, la nostra gamba sinistra, o la gamba destra se siete mancini. La gamba è importantissima perché non serve solo a tenere il Charleston chiuso o aperto, ma guardate Jojo Mayer quante possibilità ha di alzare la gamba. Adesso vi faccio vedere che alzando anche di pochissimo la gamba, non la gamba, perché la gamba, il piede, possiamo avere dei suoni completamente diversi di Charleston, andando ovviamente da secchissimissimo fino ad arrivare al Charleston aperto. Mi raccomando, per avere un suono molto molto secco potete addirittura alzare il tallone, in questo modo la vostra gamba andrà a fare tutto il peso sul Charleston e avrete un suono molto metallico. Seconda cosa invece ovviamente è come andiamo a suonare il nostro piatto. Noi abbiamo principalmente due modi di suonare il Charleston, cioè con la punta o con questa parte della bacchetta, la pancia, come si chiama. Vabbè, noi possiamo suonarlo o così, quindi andando a suonare con la punta nella parte superiore del Charleston, oppure con la pancia. Ditemi come si dice, voi lo sapete come si dice, ditemi come si chiama questa parte della bacchetta che non me lo ricordo. Andando quindi a suonare non più ovviamente la parte del Charleston sopra, ma suonando il piatto pieno. Quindi già facendo queste due cose abbiamo due suoni completamente diversi.
Provate a pensare queste due cose mettendole insieme ai vari modi di alzare il piede che abbiamo visto prima. Quante possibilità abbiamo? Tantissime. Quello che voglio fare adesso è soffermarmi un attimino sul Charleston aperto, perché tante volte, soprattutto con i miei allievi, ho un po' di problemi quando gli dico: ok, da adesso apriamo il Charleston. Perché apriamo il Charleston è così, aperto completamente. Ragazzi, una cosa importante è quando aprite il Charleston, quando fate i groove, anche quelli metal, quelli rock, con il Charleston aperto, non apritelo mai totalmente così. Apritelo sempre solo un po'. Un po' vuol dire questa cosa qua. Se noi lo apriamo così, il suono non è la stessa cosa. A parte che se non lo suoniamo forte, rischiamo che un piatto non tocchi contro l'altro, e già questo non è la bellezza del suono. Quindi basta che i due piatti siano poco distanti uno dall'altro, ad esempio così, e vedrete che abbiamo già un suono da Charleston aperto. Se noi lo apriamo troppo, non è la stessa cosa. Non so se ci avete caso fatto. Bravo Luca. Ma prima, quando suonavo i groove suonati con i Charleston diversi, nel senso con dinamiche diverse, con suoni diversi, i primi due, vabbè, erano uno col tallone addirittura su e l'altro normale. Ma poi quando ho incominciato ad aprire il Charleston, in realtà il piede quasi che non si vedeva il movimento, perché si muoveva veramente di pochissimo. E nonostante si muovesse pochissimo, comunque il suono cambiava completamente. Quindi la cosa che vi consiglio è: cercate di studiare bene la sensibilità del piede sinistro, che ha bisogno di avere la padronanza di quello che fa il Charleston. L'unica possibilità che avete di aprire il Charleston tantissimo, almeno secondo il mio parere, poi ognuno fa quello che vuole, è quando vogliamo avere un suono secchissimo di Charleston. Ad esempio, una canzone che suono spesso è Walk This Way degli Aerosmith. Io in questa canzone il Charleston lo apro totalmente. Ma perché? Perché ho bisogno di questo suono. Io lo apro, ma lo chiudo pesantemente subito con la gamba, in modo da avere un effetto tipo psh. Ultima cosa per importanza, di solito si dice ultima cosa ma non per importanza, qui invece ultima cosa per importanza, perché questa cosa qua in realtà è veramente una cavolata, però io quando l'ho scoperta mi sono gasato un sacco. Che cos'è? In pratica è una specie di piatto reverse, cioè piatto ma sentito al contrario, fatto con il Charleston. Come funziona? In pratica, se noi appoggiamo la bacchetta, poi premiamo un pochettino sul Charleston e intanto facciamo andare giù la bacchetta, e intanto mentre facciamo questa cosa qua apriamo il Charleston, succede questo. Bisogna premere abbastanza sul Charleston, però io lo uso solitamente quando devo fare ad esempio un fill iniziale, tipo 1, 2, 3. Credo di aver detto più o meno tutto sul Charleston oggi. Se qualcosa me lo sono dimenticato, mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti. Vi ricordo anche di mettermi un mi piace se il video vi è piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, di andare sul sito Gastune, perché ho scritto un articolo che potete trovare qui sotto in descrizione. Basta che ci cliccate sopra, vi riporta direttamente al sito Gastune. E noi ci vediamo al prossimo video. E invece no, non è vero, perché mi sono dimenticato di dirvi un pezzo. Vi rubo solo ancora un minuto. Ma non vi ho parlato di come suonare il Charleston con il piede. Ci sono principalmente tre modi di suonare con il piede. Il primo è quello normale, alzando tutta la gamba e suonando. Il secondo, se vogliamo un suono di Charleston un po' più leggero, possiamo abbassare la gamba toccando col tallone in terra e poi in maniera più leggera. Il terzo modo invece è quello di splashare il Charleston. Che cosa vuol dire? Far fare al Charleston questo suono. Per splashare il Charleston dobbiamo praticamente andare a colpire con il tallone contro la pedana, in questo modo, andiamo giù. Quindi praticamente il tallone colpisce e la punta quasi che si alza. Questi modi si intrecciano tante volte, ad esempio nei soli di batteria, l'ostinato che si tiene, cioè il Charleston che si tiene, è questo ad esempio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!